Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura, ampio spazio per la visita a Pescara di uno dei più noti magistrati antimafia. Si tratta di Nino Di Matteo, che questa mattina ha ricevuto all'Ex Aurum la cittadinanza onoraria da parte di 9 comuni abruzzesi. Ha partecipato a un incontro con gli studenti delle scuole medie e superiori sul tema dalla parte della legalità. Vediamo. 9 comuni abruzzesi, nella sala d'annunzio dell'Ex Aurum di Pescara, hanno consegnato la cittadinanza onoraria al magistrato della Procura di Palermo, Nino Di Matteo. Soddisfazione nelle parole del magistrato Di Matteo per la giornata caratterizzata dalla presenza di molti studenti e per gli interventi e le domande fatte dagli stessi, a cui ha così risposto. La vostra attenzione è concentrata proprio su temi fondamentali degli argomenti che stiamo oggi dibattendo. La prima studentessa intervenuta della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo ha detto delle cose che condivido pienamente. Se stiamo pensando, stiamo vincendo. Abbiamo però l'esigenza di pretendere di essere informati. E questa è la prima grande difficoltà che i cittadini comuni e i giovani in particolare hanno. C'è una grande difficoltà ad essere informati proprio sui temi fondamentali del rapporto del sistema mafioso con il potere. Quanti cittadini italiani sanno, per esempio, che nella sentenza definitiva della Cassazione che ha riguardato il caso del 7 volte Presidente del Consiglio Andreotti non c'è un'assoluzione per non avere commesso il fatto che noi contestavamo? Quanti sanno che in quella sentenza c'è scritto che prima del 1980 il senatore Andreotti ha intrattenuto rapporti importanti con i capi delle famiglie mafiose palermitane? Quanti sanno che poco prima e poco dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, il 6 gennaio del 1980, Andreotti si recò in Sicilia a incontrare i capi delle famiglie mafiose palermitane, prima per discutere dei danni, tra virgolette, che al sistema mafioso stava arrecando l'attività politica di Piersanti Mattarella e poi per capire perché e chi lo avesse ucciso? Non ve le dicono queste cose. Quante persone vi hanno detto, quanti giornali hanno scritto, quanti politici hanno dibattuto sul fatto che è consacrato nella sentenza definitiva sempre di un processo celebrato a Palermo, quello nei confronti del senatore Dell'Utri, anzi quello che poi è diventato il senatore Dell'Utri, è stato il promotore e l'intermediario di un accordo tra i capi della mafia siciliana e un imprenditore milanese che si chiamava e si chiama Silvio Berlusconi. Queste cose sono scritte nelle sentenze definitive. E ora parliamo dello sfortunato studente morto venerdì scorso in aula all'interno dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso. L'autopsia su Cristian Lombardozzi, appunto il giovane sfortunato studente che qui vediamo nella foto, esclude che la morte dello studente si sia verificata a causa di un evento traumatico. Su tale conclusione sono concordi sia il perito nominato dalla Procura, sia quello nominato dalle 3 persone finite sotto inchiesta per concorso in omicidio colposo. Secondo le prime indiscrezioni dopo l'esame peritale, infatti, non sarebbero emerse fratture di alcun genere né sulla colonna vertebrale né sulla fronte, dove il giovane presentava una piccola ferita formatasi dopo la caduta dalla sedia. Non si esclude che la morte del ragazzo possa essere riconducibile a problemi cardiaci o vascolari. Decisivi per scoprirlo saranno gli esami istologici sui tessuti e sui liquidi prelevati dai periti nel corso dell'autopsia, che saranno eseguiti nei prossimi giorni. Mio figlio era sanissimo e non aveva alcun problema di cuore, è stato questo il commento alla fine dell'autopsia del padre di Cristian Lombardozzi. Andava quasi tutti i giorni in montagna e praticava anche lo sport. Una notizia che rende ancora più incomprensibile la morte di nostro figlio, ha detto appunto il papà. I funerali si terranno alle 10:30 domani a Rocca 5 Miglia, la fratellanza
frazione di Castel di Sangro, dove lo studente risiedeva con la famiglia, a celebrare la funzione religiosa nella chiesa di San Giovanni Battista. Sarà il vescovo di Sulmona, Angelo Spina, insieme al parroco di Castel di Sangro, Don Eustachio Schiappa, e a quello di Roccaraso, Don Renato D'Amico. Andiamo avanti. Inaugurato questa mattina all'ospedale di Ortona il nuovo reparto di oncologia donna, affidato al professor Francesco Fanfani. Il nuovo reparto di oncologia donna, inaugurato questa mattina assieme al reparto di senologia, va a costituire l'unità operativa di chirurgia ginecologico-oncologica dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Il taglio del nastro fa parte del piano di riorganizzazione della sanità messo in campo dalla Regione Abruzzo, che proprio ad Ortona ha chiuso da poco il punto nascita, scatenando polemiche e proteste. A dirigere la chirurgia ginecologico-oncologica è stato chiamato il professor Francesco Fanfani, associato dell'Università d'Annunzio di Chieti e allievo della Scuola di Giovanni Scambia, direttore del Polo Donna del Policlinico Gemelli e docente dell'Università Cattolica di Roma, ritenuto la massima autorità in Italia in campo ginecologico. L'obiettivo di questa unità è quello di offrire alle pazienti un trattamento individualizzato nell'ambito del tipo di patologia e di offrire nell'ambito chirurgico l'approccio minimamente invasivo come lo standard di trattamento delle neoplasie ginecologiche, che sicuramente garantisce alle pazienti ottimi risultati in ambito di ripresa postoperatoria, ma garantisce soprattutto lo standard oncologico che tradizionalmente veniva asserito alla chirurgia laparotomica, e quindi un vantaggio anche in termini di recupero, attività sociale, rientro in famiglia, rientro in attività lavorativa, e, oltre ai semplici, anche a minori spese sanitarie legate alla riduzione dei tempi di ricovero, insomma. Ambientalisti, associazioni di categoria, enti, questa mattina si sono incontrati pubblicamente per affrontare il delicato tema dell'inquinamento dei fiumi e del mare a Pescara. Vogliamo fiumi e mare puliti, e questa è la lettera aperta alle autorità e agli enti competenti per la questione inquinamento di Pescara. Una giornata che ha visto confrontarsi pubblicamente associazioni ambientaliste, pubblica amministrazione, categorie di settore e cittadini. Obiettivo: avviare un piano congiunto per avviare al più presto le operazioni per la depurazione e in tempo per la stagione turistica alle porte. Ci siamo riuniti appunto oggi per richiedere alla politica di mettere in campo immediatamente delle azioni volte di qui ai prossimi anni al risanamento dei fiumi e del nostro mare. Anche il sindaco di Pescara presenzia all'incontro e spiega come la sua voce si aggiunga a chi chiede più controllo e più sostegno per trovare soluzione ad un problema ormai di vecchia data. Il sindaco di Pescara è qui nella versione non di governo ma di lotta, perché riteniamo che l'inquinamento del fiume Pescara in qualche modo lo patisce la città di Pescara, con l'idea che il fiume è legato alla qualità delle acque del mare, dunque investe profili di balneabilità, di turismo, di competitività del sistema Pescara. Per questo ci è sembrato opportuno essere qui. Sono proprio i balneatori a registrare il danno più ingente, come è successo la scorsa stagione. Beh, noi già stiamo subendo il danno. Adesso però non è che possiamo stare a dire la colpa dell'uno e dell'altro, dobbiamo attivarci subito per rendere balneabile il nostro mare. Noi questa mattina presentiamo una proposta di pronto intervento da dare alla Regione Abruzzo e attivare subito le iniziative, in modo che appena dopo il mese di aprile possiamo ridare la balneabilità alla città di Pescara. Poi attiviamo subito un'attività, un sit-in presso il Ministero delle Infrastrutture, dove attualmente è ferma la parte dell'apertura della diga foranea, e nel contempo chiediamo alla Regione Abruzzo di starci a fianco, perché questo problema non può essere della categoria, è un problema di tutta la città nonché della Regione. Un protocollo ministeriale stanzia un fondo di 376 milioni di euro per attuare azioni e strategie per la riduzione di emissioni inquinanti. Si parla di azioni appunto rivolte a mobilità, edifici privati e pubblici. A presentarlo è stato il sottosegretario alla presidenza della Regione, Mazzocca. Una crisi nazionale, ormai si può definire così il caso dell'inquinamento atmosferico, quello che ha bloccato le grandi città e oggi anche le piccole. Una situazione che ha richiesto un tavolo istituzionale lo scorso 2 febbraio alla presenza delle più alte cariche governative e che ha prodotto un protocollo sulla qualità dell'aria con misure preordinate e un fondo stanziato di 376 milioni di euro. Quello che posso dire di certo è che sicuramente l'approccio
al territorio che si usava da 50 anni a questa parte deve essere radicalmente mutato. Di questo devo dire la verità, che noi, almeno per quanto riguarda la nostra storia, ne siamo convinti ormai da qualche tempo, solo che le situazioni emergenziali, come quelle per esempio del dissesto idrogeologico, qui l'Abruzzo sconta l'ennesima emergenza, pongono all'attenzione degli abruzzesi. Tra le misure previste e accompagnate da ingente stanziamento di fondi ci sono incentivi per l'utilizzo di trasporto pubblico locale e mobilità condivisa come il car sharing con 18 milioni di euro a disposizione e poi il fondo per la mobilità sostenibile per 35 milioni, il fondo di Kyoto per l'efficienza energetica delle scuole per 252 milioni di euro, la riqualificazione degli edifici di pubblica amministrazione per 21 milioni e mezzo di euro e gli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, detto anche conto termico e rivolto ai privati. Per quanto riguarda il sistema depurativo regionale sono stati appaltati 170 milioni di euro, 100 di essi erano disponibili dal 2011, li abbiamo salvati dal disimpegno, ovvero dalla restituzione al governo, nel lontano luglio del 2014, poi ovviamente ci sono i tempi tecnici e di legge per trasformarli in lavori. Gli esecutivi unitari di CGIL, CISL, UIL, Abruzzo oggi a Pescara per una sessione aperta di illustrazione ed approfondimento del documento di CGIL, CISL e UIL nazionali su un moderno sistema di relazioni industriali per un modello di sviluppo fondato sull'innovazione e la qualità del lavoro. Oggi CGIL e CISL e UIL presentano uno strumento di fondamentale importanza, un nuovo sistema contrattuale, un nuovo sistema di relazioni industriali. Noi riteniamo un nuovo sistema di relazioni industriali un elemento decisivo per la crescita, per lo sviluppo e per la qualità dello sviluppo. È uno strumento fondamentale innanzitutto perché individua tre grandi temi: la centralità della contrattazione, il ruolo del contratto nazionale, il ruolo della contrattazione aziendale di secondo livello, la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle scelte e agli indirizzi delle imprese, il grande tema della democrazia economica. E il terzo grande tema è il tema della certificazione della rappresentanza e della democrazia, i lavoratori che prendono la parola sulle intese che vengono raggiunte dalle loro rappresentanze. Riteniamo questa una grande possibilità, una grande occasione per i lavoratori, per le organizzazioni sindacali, per il mondo politico e il mondo economico. È una sfida che lanciamo alla politica, che lanciamo alle imprese ed è un grande impegno per le organizzazioni sindacali. Praticamente l'obiettivo è reale? Di dare un contratto di lavoro a tutti i lavoratori e di dare un maggior protagonismo ai lavoratori nei processi produttivi. C'è la contrattazione e il rilancio delle relazioni industriali per avere imprese e servizi più di qualità attraverso anche questo ruolo dei lavoratori, per cui a tutti i lavoratori un contratto, i lavoratori in campo per rendere le nostre imprese più competitive, più attrattive. È vero che finora ci sono state solo parole, cosa potrebbe cambiare adesso? Ma innanzitutto c'è un documento, una proposta strutturata e CGIL e CISL e UIL sono molte unite per lanciare questo confronto con le controparti. Ci auguriamo che altrettanto avvenga nel mondo delle imprese. Noi siamo pronti. Oggi si celebra la giornata mondiale del cancro infantile, in tutta Italia vengono liberati in cielo migliaia di palloncini bianchi dai bambini. A Pescara i volontari dell'ACBE, l'associazione al fianco delle famiglie e dei bimbi affetti da leucemie, sono entrati nelle scuole per sensibilizzare piccoli e grandi al delicato tema della malattia e a quello dell'importanza della solidarietà verso i bimbi che attraversano il difficile percorso delle terapie oncologiche. Ogni anno in Italia 1380 bambini si ammalano di cancro e con loro 780 adolescenti. Nella giornata mondiale della lotta al cancro infantile il Ministero della Salute pubblica i dati riguardanti i passi avanti compiuti fino ad oggi. Nel 1970 soltanto il 40% di loro aveva probabilità di guarigione. Oggi invece tale probabilità raggiunge l'80% e in alcuni casi il 90%. Questa giornata, simbolicamente rappresentata dal lancio di migliaia di palloncini
pantaloncini bianchi in aria, vuole ricordare l'importanza della ricerca e la sensibilizzazione verso i più piccoli e anche i loro genitori. Verranno lanciati circa 8.000 palloncini, a Pescara sono 500 palloncini da 4 scuole diverse, inclusa quella che è in ospedale ovviamente, e siamo qui appunto per questo. Le maestre sono state molto gentili, ci hanno aiutato a fare sensibilizzazione. L'obiettivo appunto qual è? L'obiettivo è quello di arrivare possibilmente ad una mortalità infantile pari a zero. I volontari dell'AGVE, l'associazione che a Pescara dal 2000 si occupa di stare al fianco delle famiglie dei piccoli pazienti oncoematologici, entrano nelle scuole per sensibilizzare proprio i bambini a questa difficile patologia che viene raccontata loro, con l'obiettivo di non creare muri di separazione con i compagni che già vivono un fortissimo disagio. Sono venute due psicologhe volontarie dell'AGVE e hanno sensibilizzato i bambini a questa problematica, soprattutto facendogli sentire che chi è in ospedale vive un periodo, una situazione di malattia, non è diverso da loro e che nei loro confronti va stimolata la sensibilità e soprattutto la solidarietà. Il consigliere comunale della lista Teodoro a Pescara, Massimiliano Pignoli, protesta per il mancato rifinanziamento da parte della regione delle borse di lavoro riservate ai malati psichiatrici, che in Abruzzo sono 300. Una legge del 2000, la 94, ha istituito le borse lavoro riservate ai malati psichiatrici. Fondi che hanno rappresentato una vera e propria terapia per queste persone, che negli anni hanno fatto passi avanti sul fronte della socializzazione e anche nello svolgimento di varie attività lavorative. Dopo la notizia del mancato rifinanziamento da parte della Regione delle borse di lavoro, i consiglieri comunali della lista Teodoro e Comune di Pescara invitano le autorità competenti a intervenire per scongiurare il taglio e annunciano altrimenti lo sciopero della fame. Noi siamo determinati, lo dico al Presidente, lo dico anche all'Assessore Paolucci, ma anche all'amica Marinella Scrocco, che è Assessore all'Inclusione Sociale. Se non rimetteranno i soldi lì dove devono essere messi, cioè per le persone bisognose, per i ragazzi malati psichiatrici, la lista Teodoro, cioè i due consiglieri comunali, unitamente a queste mamme che rappresentano appunto le mamme e i parenti di queste 300 ragazzi che lavorano nel territorio regionale abruzzese, all'interno di comunità, all'interno di enti pubblici e quant'altro, inizieremo lo sciopero della fame. In rappresentanza delle 300 mamme, ricordiamo i benefici che hanno avuto questi ragazzi. I ragazzi hanno avuto, sono stati infiniti, sono tanti. Quindi trovarsi di fronte a un problema del genere, a livello salutare parliamo, ancor più economico, non possono fare questo nelle maniere più assolute, perché la salute di tutti questi ragazzi va alla deriva. Facciamo un esempio pratico, qual è stato il cambiamento di suo figlio? Il cambiamento è stato grande, in quanto questo ragazzo si sentiva sempre un ragazzo inutile, si sentiva sempre male, ha ripreso vita, ha ripreso sorridere, ha ripreso la voglia di vivere. La Regione Abruzzo ha annunciato il via ai lavori di ristrutturazione della Basilica del Volto Santo di Manoppello, lavori che verranno eseguiti grazie allo stanziamento di fondi europei. Lavori per la Basilica del Volto Santo di Manoppello. La Regione annuncia lo stanziamento di fondi per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2007-2013 e l'avvio in tempi brevissimi dei lavori che da tanto tempo attendevano fedeli e religiosi. Abbiamo potuto recuperare questa economia che è stata subito dedicata per l'idoneità del Volto Santo. Parliamo sempre della struttura alberghiera, ma accanto a questo investimento che è stato sottoposto a idonea procedura per quanto riguarda l'avviso pubblico, la commissione pubblica della gara, perché c'è stata una vera e propria gara d'appalto, noi adesso dobbiamo pensare anche ad un vero e proprio master plan riguardante questo sito religioso e altri siti religiosi di valore dell'Abruzzo, poiché l'Abruzzo merita una collocazione turistico-culturale religiosa. Nell'anno del Giubileo l'Abruzzo si è trovato a dover fare i conti con le difficoltà di un turismo che stenta a spiccare il volo e l'assenza di interventi capaci di offrire una ricettività più al passo con i tempi, ma l'opera di miglioramento si apre con quello che per molti è uno dei simboli più importanti del turismo religioso della nostra regione. Sarà possibile per qualche pellegrino interessato fermarsi di più sul posto e godere di questo ambiente di spiritualità.
Oggi qual è l'utenza? Quali sono le cifre che ruotano intorno a un luogo così importante per l'Abruzzo? Soprattutto dopo la visita di Papa Benedetto XVI c'è stata un'attenzione molto elevata. Secondo lei nell'anno del Giubileo è cambiato qualcosa in Abruzzo come presenze e anche come arrivi oppure non è molto percepito? Al momento forse non molto, il movimento è più locale da parte delle parrocchie vicine, ma ci si aspetta che qualche movimento accada. Ed ora apriamo la pagina sportiva, parliamo intanto di Pescara che ha iniziato quest'oggi a preparare la trasferta difficile sul campo della capolista Cagliari, sabato prossimo alle ore 15. Continua il lavoro di recupero con sedute differenziate per Crescenzi, Coda e Campagnaro. Il difensore argentino oggi si è sottoposto anche a risonanza magnetica per valutare il suo stato, la sua condizione di recupero. Domani ci saranno gli esami, appunto, di questi esami. Fermo invece per una settimana il difensore Fornasier, che dopo esami strumentali ha avuto la diagnosi di una lesione dell'adduttore lungo la coscia destra che lo costringerà appunto allo stop per l'intera settimana. Dunque salterà Cagliari, per questo insomma si farà il possibile per recuperare Campagnaro, perché altrimenti si può parlare di vera e propria emergenza difesa, visto anche lo stato di salute dell'altro difensore centrale, ovvero Andrea Coda. A proposito di difensori, abbiamo avvicinato l'esterno Antonio Mazzotta. O è una flessione fisiologica dopo 7 vittorie? No, io da quel che ho visto c'è un grande gruppo e chi gioca e chi non gioca secondo me sono quasi tutti allo stesso livello. È figlia, però sicuramente si sta girando un po' male, però è importante non perdere, perché questi punti te li ritrovi alla fine dopo qualche vittoria che prima o poi rifarai e poi ti serviranno, no, questi due punti. È l'importante non perdere e continuare in una striscia positiva, che sono 9 partite che... 9 partite consecutive che siamo imbattuti. Antonio, sabato c'è questa gara in casa del Cagliari, Cagliari che in casa non ha mai perso, ci vorrà un Pescara però diverso. Sì, sicuramente, cioè loro sulla carta sono i più forti del campionato di quest'anno, però noi andremo lì per imporre il nostro gioco e per cercare di portare a casa i 3 punti, così ricominciamo la nostra striscia di vittorie. E ora parliamo di Virtus Lanciano, giornata definitiva, giornata fondamentale questa, perché lo vedete nel sottopancia. I Maio restano alla guida della Virtus Lanciano. C'è stata una nota diffusa nel tardo pomeriggio sul sito ufficiale della società. Andiamo a leggere un estratto di questa ampia nota. Quando diventa impossibile lasciare, alla vigilia di questa decisione importante per la Virtus, per la città intera, per la nostra famiglia, ci siamo riuniti come avevamo fatto la prima volta ormai molti anni fa, quando avremmo dovuto decidere se entrare in questo meraviglioso mondo di emozioni che è il calcio. E come quel giorno, anche ieri ci siamo guardati negli occhi, abbiamo chiarito quali fossero i nostri punti di vista, abbiamo discusso e abbiamo capito che è impossibile tenere a bada un sentimento, quello che continua a ricondurci sempre su questa strada da quasi 10 anni. E poi ancora, abbiamo messo sulla bilancia solo quello che c'è stato di buono in questi anni, abbiamo sorvolato su quello che ci ha ferito. E poi in chiusura, un amore così speciale può solo essere vissuto e condiviso con tutti coloro che credono ancora in questa squadra, in questa avventura. Firmato appunto da Franco Guglielmo e Valentina Maio. Dunque stop alla trattativa con l'imprenditore campano Stefano Bisogna e con l'intermediario Vittorio Galigani. Resta la società in mano alla famiglia Maio. Però per contraltare sempre di oggi la notizia di un nuovo deferimento a carico della Virtus Lanciano, deferimento per la società ma anche per il legale rappresentante pro tempore di Meno Di Bucchianico, per non aver attestato l'avvenuto pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS relativi agli emolumenti dei dipendenti per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre, attestazione che doveva arrivare entro il 16 dicembre 2015. Deferimento nel pomeriggio che è arrivato anche per il Savona, società di Lega Pro.
E parliamo ora di Lega Pro e lo facciamo rivedendo le immagini della vittoria di ieri del Teramo 2-0 sul Tutto Cuoio. Nel giorno in cui Francesco Forte si sblocca e trova il primo gol in bianco-rosso, il Teramo fa sua l'intera posta al Bonolis al cospetto di un Tutto Cuoio rinunciatario. Non una prova brillantissima quella dei biancorossi, che però hanno controllato le redini del gioco per tutto il tempo ed il risultato non fa una grinza. L'allenatore di casa Vivarini conferma la formazione tipo con Forte e Petrella in attacco. Il tecnico ospite Lucarelli torna in panchina dopo 4 giornate di squalifica. Out il difensore Colombini. In avanti spazio all'evanescente tridente Cristo, Giovinco, Shekilaze. Sin da subito l'andamento della partita è chiaro, Teramo manovriero ma poco incisivo negli ultimi 16 metri e costretto sovente a conclusioni dal limite. A metà tempo Cenciarelli con il sinistro impegna Feola che si distende e blocca, al 38esimo l'azione è molto elaborata e porta la conclusione a Madio che però non impensierisce l'ex compagno di squadra ai tempi del Chieti, Feola. Dopo un paio di minuti proprio Amadio apre per Di Paolo Antonio che affronta Marchetti e calibra un destro a giro comunque a lato. Nella ripresa i biancorossi tornano sul rettangolo di gioco con intenzioni più bellicose. Al quarto Forte si libera finalmente al tiro. Bella girata, deviata da Feola in angolo. Vivarini passa subito dopo al 4-2-3-1 con Le Noci al posto di Cenciarelli. Petrella sprinta per servire Forte, chiuso da Falivena. Ed azione d'angolo il Teramo trova il vantaggio. Poco prima del quarto d'ora, batti e ribatti in area di rigore. Provano Scipioni e Speranza, ma è il terzo tentativo, quello risolutivo, con la palombella di Francesco Forte. Freddo nella precisa esecuzione di testa, l'attaccante cui il gol mancava tanto sfoga la sua rabbia prendendosi il giallo per essersi tolto la maglia. L'unica opportunità per il pari il Tutto Cuoio ce l'ha al 25esimo, ma il neoentrato Masia spara clamorosamente alto davanti a Tonti. Scampato il pericolo, il Teramo riprende il controllo delle operazioni. Le Noci ispira il tacco di Forte che non inquadra lo specchio della porta. Il neoentrato Paolucci però dà il via all'azione del raddoppio. Il cross basso smorzato arriva ad Amadio che calcia di prima intenzione, decisiva la correzione di Bachini che prende in controtempo Feola. Arrivano così i titoli di coda, finisce 2-0, il Teramo si allontana sensibilmente dalla zona pericolosa, per il Tutto Cuoio è crisi piena con la quinta sconfitta consecutiva. Ed ora scendiamo in Serie D e facciamo il punto della situazione dopo la giornata che si è sviluppata ieri. Il presidente dell'Avezzano Gianni Paris mette in vendita la società al prezzo simbolico di un euro. L'annuncio è arrivato ieri, poco dopo lo scialbo 0-0 maturato al Dei Marsi tra la sua squadra e il Monticelli. Il numero uno del sodalizio marsicano è stato aggredito nell'immediato prepartita da un tifoso che è anche papà di un calciatore della prima squadra dell'Avezzano, come lo stesso Paris ha rivelato nel corso del suo intervento all'Abruzzo del pallone di Jacopo Forcella. Un fatto increscioso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo la scialba prova della squadra su un campo peraltro al limite della praticabilità e dopo diverse settimane di contestazione da parte della tifoseria. L'Avezzano resta comunque appena al di fuori della zona play-out, come il Chieti che ieri è stato ad un passo dal baratro prima di rivedere la luce nello scontro diretto con la Vispesaro. La squadra marchigiana per diversi minuti è stata in vantaggio operando il sorpasso virtuale in classifica. Nella ripresa il neotecnico Marino inserisce Massimo, inspiegabilmente tenuto in panchina, ed il forte centrocampista risolve la partita con una doppietta che vale il 3-2 finale, che sa di liberazione. Sprofonda sempre di più il Giulianova che nella ripresa incassa due gol a Iesi e non riesce a reagire. Lontano dal Fadini, i giallorossi continuano ad essere inconsistenti, solo un punto esterno a fronte di 11 sconfitte. La cura Gelsi-Pisano al momento non paga e all'orizzonte c'è un trittico di partite molto complicato contro squadre da zona playoff o primato. Uscire dalle sabbie mobili dell'ultimo posto sarà molto complicato e la vittoria di ieri dell'Agnonese del ex tecnico Di Meo certo non ha aiutato, così come non ha aiutato neanche la Miternina che non è riuscita a sfruttare il fattore campo contro la Folgore Veregra, anzi solo un rigore del solito Torbidone ha evitato la sconfitta casalinga della compagine scoppitana che scende al penultimo posto in campionato e che domenica prossima si gioca tantissimo nello scontro diretto di Isernia. Dopo lo stop casalingo col Matelica, il San Nicolò evita l'aggancio della Fermana ma vede arrivare una nuova minaccia al suo quinto posto playoff, ovvero la Recanatese. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 in diretta dai nostri studi con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi dedicata al momento attuale del Pescara con la gara di Cagliari in vista. Grazie per l'attenzione, buona serata.